Allora, intanto vi dico, gli argomenti di oggi sono l'area fisica e l'area mentale. Abbiamo visto quelli che sono gli aspetti che un ragazzo deve costruire, va bene, nel suo percorso diciamo, di formazione. Una è l'area tecnica, una è l'area tattica, di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse. E oggi parleremo sia dell'area fisica che dell'area mentale, naturalmente sempre rivolte a ragazzi, non tanto ad allenatori. Dico anche che la prossima settimana avremo invece due lezioni, sempre martedì e giovedì, diverse. Martedì avremo Marco Evangelisti che parlerà di come si fa a diventare un giocatore professionista di pallacanestro. Quindi partirà dall'idea del ragazzino che non pensa certo a fare il professionista ma a divertirsi, e poi via via vi spiegherà tutte le tappe che portano a questo. E poi, una volta che uno diventa un giocatore affermato, come sapersi gestire, saper controllare le emozioni e anche come capire che è arrivato il momento, diciamo, di chiudere con la canestro, magari rimanendo dentro, come ha fatto Marco facendo allenatore. Invece giovedì ci sarà Massimiliano Milli, che invece lui parlerà un po' la differenza, diciamo, tra le squadre giovanili e squadre senior, ma soprattutto molto interessante sarà per capire quando lui affronterà il discorso, come si deve presentare un ragazzo in una prima squadra. Cioè, quando un ragazzo giovanile viene convocato agli allenamenti a partire dalla prima squadra, ecco, come si deve approcciarsi a questo? Credo che siano due cose molto interessanti, sempre per aumentare l'interesse, ma anche la cultura e la motivazione di voi ragazzi. Allora, partiamo dall'area fisica, va bene? Allora, quando si parla di area fisica, spesso viene associata alla preparazione atletica. Non è esattamente in questo modo. Cioè, fisicamente si può lavorare col preparatore atletico, ma si può lavorare anche con l'allenatore. Si può lavorare con la palla, si può lavorare durante l'allenamento. Quindi, anzi, diciamo che nella pallacanestro moderna, quello che fa correre non è il preparatore atletico, ma è l'allenatore. Una volta si iniziava le preparazioni, primo mese solo preparatore, solo corsa, solo corsa, solo corsa. Adesso è tutto cambiato, chiaramente. E da questo punto di vista credo sia cambiato in meglio. E poi magari le incrementerà le capacità condizionali, poi vedremo quelle che sono, con lavori magari con sovraccarichi o pesi, così dopo aver fatto dei test e aver individualizzato il lavoro per tutti, perché la cosa importante è che quello che può fare uno non è detto cosa fa un altro, perché se uno pesa 100 kg, uno pesa 50, non tutti e due potranno sollevare lo stesso peso, fare gli stessi esercizi. Quindi questa è la prima cosa. Quindi, quando si parla di area fisica, non è solo una cosa demandata al preparatore, anzi, è per questo che io parlo, altrimenti stasera, se no, altrimenti dovrebbe parlare un preparatore atletico. E poi c'è un'altra cosa che spesso si viene confusa. Non dobbiamo confondere l'area fisica con la costituzione fisica. Cioè, non con il fisico di un ragazzo. Perché uno può essere 1,70 m e essere un grandissimo atleta. Uno può essere 2 m e essere un non atleta. Quindi non stiamo parlando di quello che la natura ha dato. L'altezza, l'elasticità, diciamo innate. Stiamo parlando di quello che uno può fare, può migliorare, può costruire. In questa lezione io vorrei più che altro, più che scendere in cose tecniche, perché deve servire ai ragazzi, far capire perché è importante faticare in allenamento. Perché a volte mi viene preparato l'atletico, io qui, di là, di sotto. Ma il preparatore atletico fa dei lavori propedeutici su cui poi noi possiamo innestare altre qualità e soprattutto poi le qualità tecniche. Quindi, più siamo bravi e preparati atleticamente e fisicamente, più noi avremo risposte buone quando poi andremo a fare il gesto tecnico. Ecco perché un ragazzo deve essere motivato anche quando lavora atleticamente. Quindi la nostra condizione fisica incide sulla qualità della nostra prestazione, sulla nostra eccellenza alla fine.
E ogni ragazzo deve capire che sull'area fisica può influire molto. Cioè, non si può probabilmente influire più di tanto da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico, a un certo punto ci si ferma. Poi, da un punto di vista tecnico, non tutti hanno il campetto o il canestro sotto casa che possano tirare quanto li pare, ma tutti hanno un qualcosa per andare a correre o per saltare o per fare gli esercizi. Quindi, dal punto di vista atletico, un ragazzo può incidere molto. Questo è fondamentale. Allora, cerchiamo di capire, perché abbiamo detto, dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi anche un po' di cultura, come nasce una prestazione. Come nasce una prestazione? Noi ci muoviamo e facciamo nel nostro sport tutto quello che facciamo, grazie alle capacità motorie. Le capacità motorie sono divise in tre grandi categorie: capacità coordinative, capacità di flessibilità o mobilità articolare e capacità condizionali. Allora, le capacità coordinative e la flessibilità, la mobilità, devono essere strutturate bene nei primi anni di pallacanestro. Quindi, perché fino a 13 anni si fanno certe cose, magari non si fanno lavori con i pesi, sovraccarichi così? Perché dobbiamo strutturare alcune situazioni. Le capacità coordinative vengono strutturate dal sistema nervoso, mentre le capacità condizionali vengono strutturate dai muscoli. Allora, le capacità coordinative sono alcune capacità che tutti hanno. Si chiamano generali e sono l'apprendimento motorio. Capite bene che se uno non apprende, significa c'è un handicap. E allora un altro discorso. Il controllo motorio. Cioè, io devo saper controllare i miei movimenti. Uno dice passami il sale, tu me glielo tiro addosso. Cioè, devo saper controllare i miei movimenti. E poi l'adattamento e la trasformazione movimenti. Cioè, io devo essere capace di regolarmi, andare più piano, più forte, fermarmi, ripartire, compagnia bella. Queste sono le capacità che tutti hanno. Nella vita comune, se non c'è queste capacità, come ho detto prima, ci sono delle handicap. Poi ci sono delle capacità speciali che sono propedeutiche dello sport. Per esempio, nella pallacanestro, io vi dico quelle che sono le più importanti. Prima di tutto è importante l'equilibrio, ma non l'equilibrio statico, cioè su un piede, ma l'equilibrio dinamico, in movimento. Voi pensate quando facciamo una penetrazione, quando saltiamo e cambiamo mano, quando dobbiamo allargare per fare un passaggio. Queste sono tutte situazioni che più noi riusciamo a controllare in equilibrio e più aumentano la nostra qualità. Più è più facile che otteniamo successo. Pensate quindi a tutti i lavori che vengono fatti per mandare in tilt questo equilibrio, perché, siccome abbiamo detto che le capacità coordinative sono comandate dal sistema nervoso, perché il sistema nervoso riequilibra le cose. Cioè, se io sto per cadere, il sistema nervoso mi dice: no, stai cadendo, fai qualcosa, mi dà la possibilità di rimediare. Spingendo sempre più al limite queste situazioni, si riesce a migliorare. Se io sto sempre fermo su un piede solo, è chiaro che miglioro poco. Quindi l'equilibrio è sicuramente importante. Un'altra qualità importante è la combinazione motoria, cioè io devo essere in grado di combinare i movimenti. Palleggio e passaggio, palleggio e tiro, arresto e partenza. È importantissimo queste cose. Poi l'orientamento. Io devo capire dove sono per il campo, devo capire se sono vicino, lontano, da un compagno, le spaziature, quello che succede intorno a me. Abbiamo detto l'altra volta, l'anticipazione motoria, capire prima quello che può capitare. È forse la più importante di tutte. La fantasia motoria, cioè essere creativi. Mi viene di fare un passaggio che non esiste.
che l'allenatore non mi ha mai fatto fare, ma perché mi viene di andare a fare un tiro in maniera diversa da quelli esotivi normali. È importante anche questo, essere creativi. Il ritmo, pensate a quanto è importante il ritmo. Il ritmo nel palleggio, il ritmo nel tiro, il ritmo nei movimenti, negli smarcamenti, nei passaggi. La capacità di gioco, altra capacità fondamentale. Io ho detto prima che tecnicamente a un certo punto uno si ferma e sul fisico potete lavorare molto, ma alla fine, a meno che uno non ingoia qualche pasticcone, alla fine anche sul fisico più di tanto non si può andare. E allora nel momento in cui voi avete esaurito, diciamo, il vostro talento tecnico e avete fatto tutto quello che dovevate fare per costruirvi un gran fisico, come fate a salire ancora di categoria? Come fate a passare dalla Serie C alla Serie B? Dalla Serie B alla Serie C? Sapete come lo fate? Se capite il gioco. Se voi capite il gioco, voi potete salire di categoria, raggiungere qualsiasi cosa. Non è detto che uno che capisce il gioco diventerà un giocatore di Serie A, ma sicuramente non ci diventerà chi non lo capisce. Chi non lo capisce sicuramente non ci diventerà. Ecco, queste sono per far capire, queste sono capacità che andrebbero allenate bene nei primi 13 anni di vita, perché poi, a 17 anni, 16 anni, vedete un ragazzo scorso, un ragazzo non ha equilibrio, un ragazzo che non capisce il tempo di ritmo. E dite, guarda, quello è scoordinato, guarda, oppure va a tirare da sotto e tira una botta al tabellone più forte. Significa che quel ragazzo lì ha lavorato pochissimo nel momento in cui doveva lavorare sulle capacità coordinative, non ci ha lavorato. Chiaramente non ci ha lavorato lui, non ci hanno lavorato chi glielo deve insegnare. Ecco, quindi ragazzi, pensate un attimo se siete carenti in qualcheduna di queste cose qui, perché è importante capire. Poi abbiamo detto c'è la mobilità articolare, che praticamente anche questa, perché è importante strutturarla da giovani? Perché da giovani voi avete legamenti, articolazioni, ossa molto elastiche, quindi potete compiere dei gesti con ampio raggio. Se non viene strutturata questa cosa, probabilmente andando avanti col tempo arriverete e magari vi piegate, ma non toccate le punte dei piedi, le spalle arrivano indietro fino a un certo punto, e così via, e così via. Pensate quanto è importante anche avere dei movimenti ampi per fare un passaggio, per prendere un rimbalzo, per evitare una stoppata. E poi c'è l'ultima, diciamo, come si dice, categoria, che sono le facce condizionali, che sono quelle che poi alla fine si sviluppano da più grandi, diciamo, 16-17 anni in poi, e sono la forza, la resistenza e la velocità. Voi pensate che, si ritorna al discorso, no, della tecnica e della tattica, voi pensate che se imparate bene le capacità coordinative nei primi anni di basket, fino a 13-14 anni, e lavorate sulla mobilità articolare, da 14 anni in poi iniziate a lavorare prima sulla velocità e sulla resistenza e poi alla fine sulla forza, perché la forza va strutturata quando è compiuto il vostro sviluppo muscolare. E questa resistenza, forza e velocità le inserite nelle capacità coordinative. Io so coordinato, ho ritmo, equilibrio e anche forza e anche velocità. LeBron James. Questo è quello che cercano di fare i vostri allenatori e i vostri preparatori. Allora, quando viene il preparatore, ma qualcheduno secondo me pensa sia tempo perso, ma si potrebbe giocare. Ma certo che alla fine conta il gioco,
ma quelle sono cose importanti che fanno parte del gioco. Se voi riuscite ad arrivare a trattare tutto il lavoro fisico con la stessa, diciamo, entusiasmo e la stessa motivazione di quando voi fate le partite, capite bene che voi fate un grosso salto di qualità. Perché adesso io vi dico un'altra cosa importante, va bene? Allora, che cos'è che fa la differenza durante una partita? Diciamo, due squadre sono punto a punto, oppure una squadra deve recuperare 10 punti. Sapete che cosa fa la differenza? Che a un certo punto una squadra deve tirare fuori dei cicli di energia improvvisa. Deve cambiare passo. Deve aumentare la propria intensità, la propria velocità, la propria aggressività. E può fare un break che gli fa vincere la partita, o può recuperare un break che era sotto il punteggio e vincere comunque la partita. Questi cicli di energia improvvisa che devono essere sprigionati non possono venire fuori se non sono strutturati durante la settimana di allenamento. E quando si fanno situazioni forti all'inizio allenamento, e quando invece si fanno situazioni forti alla fine allenamento, e quando magari si fanno situazioni forti dopo un time out durante una partita di allenamento. Queste sono tutte situazioni per cercare di allenare questi cicli da sprigionare poi quando giocheremo. E l'ultima cosa che vi dico, e poi Federico vi manderà dei filmati che spero siano anche piacevoli. L'ultima cosa vi dico che l'allenatore vi può far durare fatica. L'allenatore vi dice: oh, via, corri, suicidio, sprinta, cioè. Vi può anche costringere, ma il vero successo è quando a voi piace farlo. Perché un conto è se ve lo dice l'allenatore: se l'allenatore dice corri, ci sarà qualcheduno, non darà mai 100%. Ma se io capisco qual è l'obiettivo, se io so che quella cosa lì mi porta poi ad avere una prestazione migliore, mi interessa per me, per la mia squadra, per la mia società. Allora sono io che devo richiedere un qualcosa in più. Devo amare il fatto che finisco l'allenamento stanco. Devo amare il fatto che senza fatica non ci sono successi. Questo è fondamentale che voi capiate queste cose. Secondo me, se voi riuscite a entrare in quest'ordine di idee, voi fate subito un grande salto di qualità. Ricordatevi che nessuno di voi, io spero che chiaramente tutti voi, perché è importante la lezione fra Marco anche, perché tutti voi andate a scuola, tutti voi in cuor vostro sperate di diventare grandi giocatori, però magari, sì, però c'è da studiare, c'è da fare. Certo, bisogna studiare, bisogna fare, ma bisogna anche avere la voglia di fare quella cosa lì. La mente, e introduco così argomento successivo, non fa differenza tra sogno e realtà. Cioè, se io sogno di vincere il Superenalotto, la mente mi dice: ah, intanto l'ho comprato il biglietto, intanto quante cose, quante ha calcolato, possibilità ha calcolato, e su tutte le cose. Ecco, adesso Fede ha preparato dei filmati su chiaramente situazioni sportive riguardano la parte fisica, dove ci sono dei campioni che nelle loro discipline sportive primeggiano. Vediamo un po', Fede. Questo credo sia il record del mondo del salto con l'asta. Guardate, guardate, guardate dove sale questo atleta. Questo è il del mondo del sollevamento pesi. Guardate come tira su questo. Guardate. Attenzione, eh. Attenzione. Guardate. Sapete.
Guardate, sapete per tenere questi 5-6 secondi si è allenato un anno questo qui? Un anno per tenere questo è il record del mondo del salto in lungo, credo. Andiamo a vedere cosa succede. Salto è buono, signori. Salto è Guardate. buono. Salto è buono. Guardate la rabbia di Powell. È un salto enorme. Attenzione, ci può essere un colpo di scena. Fino a oggi 0,3. Considerate questi atleti qui per gareggiare gare di pochi secondi si allenano un anno. Pensate come siete fortunati voi a pallacanestro, invece fate una cosa molto più divertente rispetto a queste cose qui. Anche se, ripeto, sono grandissimi atleti questi, eh. C'è bisogno anche di questi per ispirare gli altri. Mike Powell, questa è la maratona. Questa è la maratona. Va bene? Considerate che la maratona, per esempio, fa parte della resistenza, quindi delle capacità condizionali. Il salto sia con l'asta che il lungo fanno parte della forza. Ci vuole forza per andare sopra i 6 metri, sopra i 9 metri. Qui ci vuole resistenza. Vedete, ogni atleta ha sviluppato una particolare capacità condizionale. Questo è il record del mondo maratona sotto le 2 ore. Guardate, sotto le 2 ore 42 km e 200 metri. E adesso credo ci sia la velocità. Usain Bolt, eccolo. Questa è la velocità. Guardate Bolt. Guardate Bolt. Avete visto sollevamento pesi, salto in alto, salto in lungo, la forza, Bolt, la velocità, la maratona, la resistenza, questo tutte capacità condizionali. Però pensate un attimo, pensate a quello che ha fatto il salto in lungo, il salto con l'alto, se non fosse stato coordinato, cioè se non avesse fatto un buon lavoro sulle capacità coordinative. Lo stesso Bolt nella corsa, lo stesso quello che tirò sul peso. Cioè, è tutto collegato. Tutto scorre, dicono negli Stati Uniti. Tutto collegato. Quando tutte le cose vanno al loro posto, avviene la prestazione perfetta. Allora, ci sono domande prima di passare alla seconda area. Vedo anche come tempo ci siamo, quindi se ci sono domande. A parte dei ragazzi anche, o anche se c'è qualche allenatore può fare qualche domanda. Niente, Fede? Fede, mi senti? Sì, ti sento. Allora, vado avanti io. Sì, vai avanti, vai. Ok, adesso parliamo della cosa più importante, l'area mentale. Allora, noi abbiamo trattato di tecnica, di tattica e di fisico. Ma se non c'è la mente, queste tre cose non contano niente. Sempre ritornando, negli Stati Uniti, nelle università americane ci sono dei cartelli nelle palestre, negli spogliatoi, all'ingresso dei campus, dove c'è scritto che la mente conta 4 volte di più della tecnica, della tattica e del fisico. 4 volte di più. Quindi non si può pensare di venire a fare degli allenamenti se io non sono mentalmente connesso all'allenamento e con quello che sta succedendo durante seduta allenamento. Quando uno è a scuola deve essere connesso con quello che fa a scuola. Quando uno è a casa deve essere connesso nelle cose familiari. Quando uno è con gli amici deve essere connesso a quella discussione amici e quando uno viene a scuola da basket, deve essere connesso con quello che gli viene richiesto. Se quando sono a basket penso che poi andrò con gli amici, se quando sono a scuola penso andrò a basket, se quando sono in casa penso e poi andrò al computer, ragazzi, non è questo il modo per migliorare.
Per migliorare bisogna essere connessi e per migliorare bisogna uscire dalla propria zona di conforto. C'è tanti ragazzi, tanti di voi, per esempio, fanno sempre a tirare con la mano destra. Sapete perché? Perché quella è la zona di conforto. Perché si sentono sicuri. Sono a sinistra, tagliano tutto il campo, vanno a tirare di destra. Ma non miglioreranno mai. Vogliono migliorare, devono uscire dalla zona di conforto, devono andare a tirare con la mano sinistra. Ci sono tanti ragazzi che a come gli arriva la palla in mano, hanno paura, la passano subito. Perché li fa sentire più sicuri. Dice, non ho sbagliato, non l'ho persa. Ma non miglioreranno mai. Per migliorare bisogna metterla per terra, attaccare un avversario, creare una situazione. So anch'io che si rischia di che si può perdere la palla. Ma guardate, l'allenatore non si arrabbia su queste situazioni. Anzi, ve lo richiede. Va bene? Allora, c'è anche qui delle cose che vi possono guidare. Si tratta della vostra competenza. Voi dovete sapere che grado di competenza avete. Ci sono quattro tipi di competenza. La prima è l'incompetenza inconscia. Cioè, io vengo a giocare a basket, ma non so che cos'è. Non l'ho mai visto. Mi hanno detto, la mamma mi ha preso, dice, deve andare a fare attività, e mi porta lì. Ma io non so niente. Come si gioca? Questo è, sono completamente incompetenti. E sono anche inconsciamente, che non sono niente. Poi si passa alla incompetenza conscia. Cioè, io vengo a giocare a basket, non so fare, però so che cos'è il basket. So come si gioca, so che ci sono delle regole. La terza fase è quella della competenza conscia. Cioè, io so che cos'è il basket e so fare anche le cose, le so fare. Ma ci devo pensare, non mi vengano naturali, le so fare bene senza l'avversario, quando arriva l'avversario ci devo pensare, quindi le fa un po' più lentamente. E poi c'è l'ultima fase della competenza, che è la competenza inconscia, mi vengono naturali, non ci devo pensare per niente, è come andare in bicicletta. Se voi andate in bicicletta, non è che dite, aspetta, ora devo togliere il cavalletto, ma salgo sul sellino, prima un piede, poi una, le mani. No, prendete e andate. E questo è uguale. Quando si raggiunge la competenza inconscia, siamo pronti. Ecco, io credo che la maggioranza di voi sia a metà strada tra la competenza conscia e la competenza inconscia. Siete in quel limbo lì. Perché nessuno di voi non sa che cos'è il basket, oppure non sa fa niente, anzi, siete tutti bravi e capaci. Però bisogna cercare di arrivare a fare le cose senza pensare. Scusate, ho sbagliato. Non a fare le cose senza pensare, a fare le cose giuste senza pensare. E è la mente che ci fa fare questa cosa qui. Per arrivare alla competenza inconscia, bisogna avere fiducia in se stessi. Quindi bisogna crescere la propria autostima. Negli anni io mi sono trovato tanti ragazzi che erano un po' carenti autostima, pensavano di non essere capaci. Se uno pensa di non essere capace, anche se fosse capace, sarà incapace. Invece bisogna sempre pensare di aver fiducia. Voglio fare voglio dire una cosa non è interessante. Tante volte sente dire, io sono ottimista. Così a primo occhio il dire sono ottimista sembra una cosa positiva, no? Ma noi invece non è positiva essere ottimisti. Perché essere ottimisti significa sperare. Speriamo che quello non faccia canestro, speriamo di vincere, speriamo qui, speriamo là. Cioè l'ottimista non ha il controllo della situazione. Invece ho fiducia, perché ho valutato bene la situazione e posso controllare delle cose su quella situazione.
ho delle risorse per potercela fare. Quindi un conto è essere o dire sono ottimista, speriamo vada tutto bene. Un conto è sono fiducioso perché ho delle idee per far andare la cosa in questo modo. Anche questo è accrescere la propria autostima. Anche questa è una cosa che aiuta, perché il pensare che il proprio intervento aiuti a migliorare la situazione dà grande forza. Pensate a Ibrahimovic. Ibrahimovic pensa che la squadra vince, lui vince sempre. Pensa che lui può incidere in qualsiasi situazione. È così. Altri giocatori, no, ma non siamo noi favoriti, sono quell'altri. È così. Bisogna avere fiducia che il proprio intervento migliori. Pensate a un ragazzo che entra alla panchina. Spesso entra alla panchina, entra, cioè, preferiva giocare subito all'inizio magari, no? Ma pensate che se quello entra alla panchina ha la fiducia di poter migliorare la situazione che sta accadendo sul campo. Pensate a 5, 6, 7 giocatori che entrano alla panchina che hanno la fiducia di migliorare la situazione. Anche la squadra vince la Coppa dei Campioni. È chiaro che sta anche agli allenatori portare i ragazzi a avere questa mentalità, perché il lavoro sulla mente è 4 volte più importante del lavoro tecnico. Poi, come si accresce la propria autostima, no? Si accresce imparando una cosa che uno non sa fare e imparandola a fare e facendola bene e mettendola in pratica, oppure ribaltare un pronostico, battere una squadra che non aveva mai battuto, perché abbiamo la voglia della sfida, perché siamo cresciuti mentalmente, perché stiamo raggiungendo la competenza inconscia e quindi siamo più bravi. È fondamentale queste cose qui. Un'altra situazione che voglio dire è: quali sono i 3 errori principali che permettono, che condizionano un giocatore per non fargli riuscire a risolvere un problema, ma condizionano anche un allenatore, non è che condiziona solo il giocatore. Allora, i 3 errori principali sono: il primo è lasciare troppo spazio all'emozione, mi faccio condizionare dall'emozione, mi faccio condizionare dall'ambiente, cioè prendo una decisione perché se no scontento qualcheduno. Primo. Secondo, affidarsi in maniera troppo eccessiva al proprio istinto. Detto in parole povere, essere presuntuosi. Ci penso io, rippo tutto io. Questa è il secondo. E il terzo, molto importante, è non chiedere o anche non ascoltare dei pareri esterni che ti potrebbero essere d'aiuto. Uno ti dice, guarda, sta cosa, l'allenatore, per esempio, al giocatore, guarda, non lo fa così, fallo, però il giocatore continua a farla così. O anche allenatore, dice, guarda, non ti fossilizzare su questa situazione, però continua a fare così. Quindi, ripeto, spesso farsi condizionare dalle emozioni, quando io prendo una decisione in campo, fuori, come mi approccio a una partita e così, affidarsi in modo eccessivo al proprio istinto e non chiedere e non ascoltare pareri esterni che ti aiutano a risolvere problemi. Allora, dicevo, abbiamo detto le tre cose possono, diciamo, non farci risolvere un problema. Quindi per risolvere il problema vanno ribaltate queste 3 cose. Quindi nella prima, non farsi prendere emozioni significa devo essere più razionale, devo valutare bene le cose, non mi devo far mettere in soggezione magari da tante situazioni. Cioè, un ragazzo in campo e gioca, non deve aver paura di prendere un'iniziativa perché ha paura che l'allenatore lo toglie. Se anche dovesse succedere che voi prendete le iniziative
e l'allenatore vi toglie, non ci perdete voi, ci perde l'allenatore, perché l'allenatore deve togliervi se voi non siete dentro la partita, se non siete concentrati, se non siete motivati, se non ascoltate, allora vi può togliere anche subito. Ma se voi state cercando di mettere in pratica quello che vuole anche l'allenatore, e allora è normale che si possa anche sbagliare. Poi arriva anche il momento in cui uno esce, quando uno esce, incita il compagno che entra, gli dà magari la marcatura, gli dice due parole e si mette a sedere. E se li prepara mentalmente per entrare in campo quando ritoccherà a lui. Poi, il secondo, affidarsi in modo eccessivo all'istinto. Anche questo è una cosa sbagliata, perché dobbiamo cercare di prendere decisioni basate sui fatti. Cioè, se io mi sento di prendere un tiro a tre punti, ma c'ho tre giocatori addosso e c'ho un compagno libero, insomma, anche se fa canestro, io adesso parlo per quelli che alleno, quante volte uno fa un canestro forzando, io dico sì, ha fatto canestro, ma non va bene in questo modo. Ecco, perché? Perché è così, perché quella è una cosa, una tantum, ma noi dobbiamo cercare di fare canestro spesso, o di fare le scelte giuste spesso. E l'ultima cosa, cioè non chiedere pareri o non ascoltare pareri di persone esterne, anche questa è sbagliata, perché per esempio un problema che potrebbe essere misterioso, che non conosco, per me, potrebbe essere facilissimo per un altro, e me lo risolve in un attimo e mi impedisce di fare degli errori e magari mi dà anche là a ottenere una serie di risultati, mi dà anche là a sbloccare una carriera, per esempio. Cioè il fatto di per forza ho ragione io è una cosa sbagliata. Ecco, queste sono le cose che ci possono dare una mano a come si può risolvere un problema. Poi arriviamo alle ultime situazioni. Come ci si prepara all'allenamento e alle partite? Questa è un'altra cosa importante. Allora, ho detto prima che quando siamo a scuola si pensa alla scuola, quindi si inizia a pensare all'allenamento quando si sta arrivando all'allenamento. Anzi, forse meglio ancora, si inizia a pensare all'allenamento quando si viene via a casa, che si controlla la borsa. Che la borsa, in teoria, non la dovrebbe fare la mamma. Ma se la fa la mamma, prima di venire via, io la devo controllare, che ci sia tutto. Ma non posso arrivare a fare l'allenamento mutande perché non c'ho pantaloncini, o addirittura non fa l'allenamento perché non c'ho le scarpe. Perché è chiaro che le scarpe è la peggiosa e manca. Tutto il resto, le altre cose si rimediano in qualche modo. Quindi, quando io vengo, controllo la borsa, vengo all'allenamento e comincio a concentrarmi. Arrivo all'allenamento, mentre mi cambio faccio due battute con i compagni, con queste cose qui, però comincio a pensare, cioè io mi devo cercare di immaginare che cosa sarà l'allenamento, perché se c'è un filo logico, se l'allenatore segue un programma, sicuramente il lunedì ci saranno alcune cose, il martedì altre cose, il giovedì altre cose, il venerdì altre cose, quindi devo cominciare a entrare in questo discorso, e quando arrivo in campo devo fare un buon riscaldamento. Se ho bisogno di fare un po' di stretching, deve arrivare prima. Quando inizio, di solito si inizia non subito a tirare, ma facendo movimenti di ball handling, di palleggi, di riscaldare le mani. I primi tiri si fanno da vicino e poi piano piano si allontana. Non si fa subito un tiro a metà campo. Durante l'allenamento, abbiamo detto, io devo essere connesso, concentrato, stare lì. Devo cercare di sviluppare questi cicli di energia improvvisa, quindi dare sempre il massimo. Amare di finire l'allenamento stanco, sudato. E quando finisce l'allenamento, mentre mi cambio e faccio la doccia, magari ripensare anche alle cose che ho fatto. Cosa posso aver imparato, cosa non ho chiaro. Perché se non ho chiaro l'allenamento successivo, ne riparlo l'allenatore. E per quanto riguarda invece la partita, intanto per quanto riguarda la partita, così come prima ho detto, la differenza tra essere ottimisti e essere fiduciosi, vi dico la differenza tra essere superstiziosi o avere un rituale. Avere un rituale è una cosa buona, essere superstiziosi no. Allora, se io non trovo un cane per la strada da qui al palazzetto, si perde.
Vi sembra una roba che un allenatore serio si possa affidare a un giocatore che pensa così e vince una partita? Oppure se non c'ho un calzino più alto e uno più basso, uno sotto e uno sopra, una scarpa in un modo, una scarpa in un altro, ma c'è, ci si può, io mi, come allenatore mi posso affidare a sta roba? Invece il rituale è cosa diversa. Rituale significa che io per raggiungere la concentrazione faccio sempre veloce. Pensate al rituale a tiro libero. Mi sistemo, metto i piedi, metto le mani, palleggio, mani sulla palla, sguardo sul ferro. Ma il rituale può essere anche mentre mi vesto. Allora, io posso mettere, io mi cambio, magari mi posso mettere sempre prima la calza destra, poi la calza sinistra, poi il coso. Magari posso avere anche un calzino più alto, uno più basso. Ma basta che sappia che se un giorno non ho un calzino più alto o uno più basso, non è che perdo, a prescindere. Quindi l'importanza del rituale è una cosa molto, è fondamentale. Poi, mentre io arrivo alla partita, a che cosa devo pensare? Devo pensare contro chi gioco. Chi sono gli avversari? L'abbiamo mai incontrati? La prima volta ci abbiamo giocato l'anno scorso? Cosa ci abbiamo fatto? È il girone di ritorno? È il girone andata, il girone di ritorno, che ci abbiamo fatto, chi ci ha messo in difficoltà, che squadra è, come giocano, corrono, difendono a uomo, a zona. Mentre mi cambio, lì comincio a pensare anche a quello che sarà il mio ruolo, perché io devo avere un'idea di quello che è il mio ruolo nella squadra. Il mio ruolo, faccio un assurdo, è quello di entrare per fare il tiro a tre punti allo scalere? E allora io devo essere concentrato su quella cosa lì. Il mio ruolo è so che parto in quintetto? Allora devo farlo subito pronto. So che parto la panchina? Allora devo focalizzare le cose. Non mi devo far trovare impreparato, ma ne tocca a me. Poi si fa il riscaldamento e durante il riscaldamento io provo tutto. Se io gioco in casa, ho già dei punti di riferimento. Quindi magari cercherò di essere più rapido nelle situazioni di tiro. Ma se gioco fuori casa, intanto io devo sentire come palleggia sul parquet. Si palleggia bene a tutte le parti, rimbalza, palla, rimbalza, non rimbalza, rimbalza poco. Come sono i ferri? Tiro, sono duri. Il rimbalzo cade corto, cade lungo. Trovare dei punti di riferimento, farmi mio più possibile per palazzetto. Quindi io devo trovare in una palestra esterna dei punti in cui guardare quando io ho bisogno di sicurezza, qualcosa mi fa stare bene. Per esempio, adesso fate due risate al palazzetto nostro, io quando c'è qualcosa guardo a bistecca di porca vacca, quella mi fa stare bene a me. Quindi, capito? Ecco, trovare sempre qualche cosa che aiuta. Poi quando si inizia la partita, chi scende subito in campo, chiaramente abbiamo già detto, chi sta in panchina pronto a entrare, così. Intervallo. Nell'intervallo, mentre si va nello spogliatoio, non si pensa se ho giocato bene o male, ma si pensa alle cose che magari ho sbagliato e le cose che posso fare meglio. Quello si pensa, si ascolta l'allenatore, si rientra, siccome c'è poco tempo, quando si rientra dovremmo fare almeno 3-4 minuti forti, cioè nell'intervallo dovremmo fare almeno 3 minuti come si fa i 3 minuti prima di iniziare la partita, perché mi serve per rimettermi in funzione. Considerate che l'inizio del terzo quarto è molto importante per sprigionare subito uno di questi cicli di energia improvvisa che abbiamo detto, e un altro negli ultimi 5 minuti del quarto. Io li posso sprigionare anche all'inizio della partita, però capite bene, piglio 10 punti di vantaggio dopo 3 minuti, portarli in fondo è lunga. Piglio 10 punti di vantaggio a 3 minuti alla fine è già una cosa diversa. Oppure prendo un vantaggio nell'intervallo, magari gli altri mollano. Finisce la partita, nello spogliatoio, mentre faccio la doccia, dipende poi se avete un allenatore che entra e dice qualcosa. Io per esempio non entro mai a fine partita, dico qualcosa lì, quando si fa il grido, qualcosa è per far sì che nel
spogliatoio. Spero che voi riflettate su quello che ho detto, riflettate sulla partita, sulla prestazione, su queste cose qui. E quando tornate a casa, stop, non si pensa alla partita. Abbiamo perso, via, via cattivi pensieri. Domani si allena e si riparte. Abbiamo vinto, sì, ok, cerchiamo di vincere altre, si riparte. Ecco, questo secondo me è come ci si dovrebbe approcciare, come un giocatore si dovrebbe approcciare. Ora, siccome tutte queste cose difficilmente si possono sviluppare quando si fa gli allenamenti normali, io credo che queste situazioni qui siano molto importanti per voi ragazzi. Magari in questo momento nemmeno vi rendete conto delle cose. Sicuramente nessuno di voi ha preso appunti e quindi, però fortunatamente Federico ha registrato. Quindi riascoltatele. Se c'è qualcosa che vi colpisce, scrivetelo. Pensateci la notte quando andate a letto, perché quando andate a letto la mente elabora e vi trova la soluzione. Se voi vi addormentate con un problema, probabilmente la mattina avete la soluzione, perché la mente lavora. Ecco, quindi io ho finito, siamo in orario, perché poi se è mezzo c'è anche c'è il mini basket, quindi però se ci sono delle domande o qualcosa, io sono a disposizione. Se non ci sono domande, Fede, io saluto tutti e la prossima settimana sono curioso e orgoglioso di ascoltare sia Evangelisti che Milli. Sì, non so se non ci sono domande, allora chiudiamo qui, ci rivediamo martedì prossimo, sempre alle 5:30. E domani troverete sul canale YouTube, per chi magari lo vuole rivedere, per chi non ha potuto, ritrovate tutta la trasmissione che abbiamo fatto, l'incontro, così avete modo di approfondire, riflettere, e se avete qualche domanda dopo averla rivista, insomma martedì prima di iniziare, non fatevi problemi. Io tanto ci sono anch'io, quindi non c'è problemi, se c'è qualche cosa si ripete. Ok, ciao a tutti allora. Va bene, ciao ragazzi a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.